Bentornato, bentornato al segretario generale della CISL Luigi Sbarra. Buongiorno Sbarra. Buongiorno. Allora, abbiamo cominciato un po' in ritardo oggi, quindi io devo farle però 4-5 domande che sono tutte molto importanti, quindi cercheremo di tenere il ritmo al massimo. Partiamo ovviamente dalla sicurezza sul lavoro, con gli ultimi due episodi terribili di questi giorni. Mi pare oltre 200 vittime già dall'inizio dell'anno. Voi ieri avete incontrato il governo, ne avete parlato? Sì, abbiamo annunciato al governo che apriremo una grande vertenza nazionale per rimettere in priorità i temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Più di 1200 morti all'anno e tutto questo in presenza di un crollo delle ore lavorate. Noi dobbiamo, come dire, governare bene questo intervento nei luoghi di lavoro, porre fine a questa strage silenziosa, a questa grande emergenza nazionale che da anni macchia la dignità e la coscienza del nostro paese. Posso chiedere dal suo punto di vista cosa mancano? Le norme, i controlli, una consapevolezza da parte sia degli imprenditori che dei lavoratori? Qual è il problema vero? Intanto bisogna intensificare controlli, verifiche, ispezioni nei luoghi di lavoro. Bisogna assumere più ispettori del lavoro e medici di medicina generale. Bisogna garantire un grande investimento sulla formazione, sulla prevenzione, sull'informazione, sulla cultura della sicurezza. E poi c'è un richiamo alla responsabilità da parte del sistema delle imprese, che devono investire di più sulla sicurezza. La sicurezza non è un costo, ma è un vero grande investimento per la qualità del lavoro e per la qualità dell'impresa. Senta, capitolo scuola, oggi il ministro Bianchi, ministro della Pubblica Istruzione, in un'intervista dice: a settembre io conto di riportare in presenza, in aula, tutti gli alunni, ovviamente tutti gli studenti, in sicurezza. Intanto le chiedo, dal suo punto di vista, è uno scenario verosimile? È un obiettivo che rivendichiamo come sindacato da lungo tempo. Questa è la prospettiva, ma bisogna fare alcune cose precise. La prima è decidere le procedure di stabilizzazione per assegnare il personale necessario nelle strutture scolastiche. Quasi 100.000 precari che hanno superato i 36 mesi di attività lavorativa aspettano l'inquadramento e la stabilizzazione. Però mi scusi, il ministro dice: io non intendo fare sanatorie, ha detto, no? Sì, ma questa del personale e della stabilizzazione del precariato è la condizione necessaria se vogliamo aprire le scuole in sicurezza e se vogliamo evitare le classi pollaio già all'inizio dell'anno. Poi bisogna fare un grande investimento sulla sorveglianza sanitaria e sulla medicina scolastica. Dobbiamo riorganizzare il sistema dei trasporti e dobbiamo assicurare i dispositivi di protezione ai ragazzi e al personale scolastico. Queste sono le cose che oggi pomeriggio annunceremo e rivendicheremo nel rapporto con il ministro della scuola. Senta, dal lavoro fatto, sempre restando a questo ambito, alla scuola, dal lavoro fatto o non fatto, a secondo punto di vista, in questi mesi, ci si riuscirà ad arrivare a settembre con gli strumenti che servono, le persone che servono, i controlli che servono, il trasporto pubblico decongestionato, tutto quello che sappiamo, si arriverà? Noi abbiamo accumulato un ritardo incredibile. Ecco perché bisogna mettersi subito a lavorare per utilizzare questo tempo che intercorre da oggi all'inizio dell'anno scolastico, però assumendo iniziative anche di tipo legislativo per affrontare nella straordinarietà questo grande obiettivo della riapertura in presenza dell'anno scolastico. Sì. Senta, un altro capitolo su cui si è molto parlato in questi giorni, che era stato un po' oscurato ovviamente da tutti gli altri temi, è quello della previdenza, no? A fine anno, come sappiamo tutti, scade la sperimentazione di quota 100, ci sono varie proposte sul tavolo, ma diciamo che il dossier ancora non è stato concretamente riaperto. Voi avete proposto un'uscita a 62 anni o con 41 anni di contributi.
pensa che questa potrebbe essere una proposta su cui ci potrebbe essere un qualche intesa col governo, o in cuor suo, secondo lei, il governo pensa che si debba tornare al modello Fornero? Noi diciamo una cosa semplice: non è pensabile né accettabile imporre dal 1 gennaio 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori italiani uno scalone di 5 anni rispetto già alla pesantezza anche della crisi che stanno sopportando le persone. Ecco perché bisogna aprire subito un confronto col Ministro del Lavoro, dare al sistema pensionistico e previdenziale regole di sostenibilità e di stabilità, uscire in modo flessibile dal mercato del lavoro, già a cominciare da 62 anni, centrare l'obiettivo dei 41 anni di contributi per godersi il sacrosanto diritto alla pensione, assicurare una pensione di garanzia ai giovani costretti a sopportare carriere discontinue che rischiano una vecchiaia di povertà. Dobbiamo incentivare l'adesione alla previdenza complementare per i giovani, allargare il perimetro del lavoro gravoso, pesante, usurante, e poi assicurare alle donne un anno di contributi in meno per ogni figlio. Questo è il senso della nostra proposta, che vogliamo misurare al tavolo col governo. E poi peraltro il tempo corre, è vero che ci sono tante questioni in ballo, però poi bisognerà prima o poi, insomma, far sapere qual è la proposta definitiva, insomma ci sarà da lavorare. Senta, gliela metto così, perché voi ufficialmente eravate stati convocati per parlare del recovery plan, no? Un confronto sul recovery. Gliela metto così: transizione ecologica, quindi tutta la partita sulla sostenibilità ambientale, tutta la partita sulla digitalizzazione. Le chiedo, dal punto di vista di chi rappresenta milioni di lavoratori, fa il sindacalista, ma c'è una qualche timore che tutta questa transizione poi la paghi qualcuno? Perché sì, sono cose molto importanti, però il rischio è che lasciamo sul campo morti e feriti, mettiamola così. Noi dobbiamo governare bene questa difficile fase di passaggio dalla vecchia economia alla nuova economia digitale, tenendo in equilibrio digitalizzazione, automazione, robotica con un nuovo umanesimo del lavoro, investendo sulle persone e sul lavoro. Ieri abbiamo, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incassato due impegni importanti da parte del governo. Inviato a Bruxelles il piano, abbiamo chiesto di attivare un confronto permanente, strutturato sulle missioni, sulle componenti, sulle azioni, per entrare nel dettaglio dei progetti, perché siamo interessati a cogliere le ricadute economiche, sociali, occupazionali nascenti dall'utilizzazione di tante risorse. E poi abbiamo chiesto e ottenuto che le parti sociali siano impegnate nella governance, per esercitare un'azione di verifica, un monitoraggio rispetto alla qualità della spesa, ai tempi, alle ricadute occupazionali, perché il vero grande obiettivo è quello di creare nuova occupazione, qualità del lavoro, soprattutto per giovani e donne. Senta, c'è un altro tema su cui le posizioni con il governo, poi vedremo, sembrano un po' distanti, e anche rispetto agli imprenditori, che è il tema, come lei sa, dei licenziamenti. Adesso c'è una proroga, mi pare, fino a fine giugno. Mi pare che CGIL e CISL e UIL, insomma, insieme abbiate chiesto una proroga fino invece al 31 ottobre. Secondo lei, però, il governo, che su cui state facendo, dal vostro punto di vista, legittimamente pressing, che cosa farà? Noi dobbiamo dare risposte al milione di persone che hanno perso l'occupazione in questo ultimo anno. C'è stata una caduta dell'11% delle ore lavorate, 5 miliardi di ore di cassa integrazione, e abbiamo distrutto 40 miliardi di massa salariale. Noi non possiamo accettare altri licenziamenti. Ecco perché stiamo chiedendo di prorogare il blocco almeno sino alla fine di ottobre, e utilizzare questo tempo
per cambiare nella prospettiva, riformare gli ammortizzatori sociali, avviare le politiche attive per il lavoro, finanziare un grande piano sulla formazione e sulla crescita delle competenze e al tempo stesso rilanciare gli investimenti. I posti di lavoro non arrivano né per decreto né per legge. Arrivano se ripartono gli investimenti pubblici e privati. Il governo farebbe bene ad accelerare la fase di vaccinazione delle persone, a rimettere in moto gli investimenti e ad evitare nuovi licenziamenti. Segretario, grazie, grazie anche per la grande sintesi. Abbiamo toccato, credo, vari argomenti, tutti di straordinaria attualità.